Ragazze, nuovo video, nuova recensione. Oggi parliamo di un'azienda che ha un sito, anzi un negozio online di oggetti per donne, uomini, accessori per la casa. E questa azienda di cui parliamo oggi è la CN Direct. Io ho avuto la possibilità di poter collaborare con loro, mi hanno dato la possibilità di scegliere alcuni prodotti e io ho scelto quattro cosine che oggi vi farò vedere, vi mostrerò ovviamente per farvi vedere comunque la bellezza dei loro prodotti. Partiamo subito. Allora, io ho potuto scegliere tra tanti capi d'abbigliamento che c'erano lì, ho scelto questa. Un attimo che la rovescio perché l'ho misurata per vedere com'era. Ho scelto questa. Questa che cos'è? È una canotta di cotone, c'era sia in bianco che in nero. Io l'ho scelta bianca perché sono stufa di vestirmi sempre continuamente di nero e quindi mi sembrava giusto, diciamo, un po' cambiare, un po', diciamo, modificare, ecco, l'abbigliamento anche in vista comunque della bella stagione. Quello che vi posso dire è una maglietta di cotone molto bella, comunque ben fatta, ben strutturata. Ci sono anche i bordini qui alle maniche, quindi il giro maniche è fatto bene ed è arrivata comunque bella intatta e perfetta, un po' cortina per me, ma semplicemente perché voi sapete che comunque io sono abbastanza alta, quindi 1,74, quindi magari per chi è una statura normale magari va bene, per me che sono un po' più alta magari un po' più corta. Poi ho scelto i pennelli, allora qui ne vedete tre perché uno già l'ho utilizzato e l'ho messo anche a lavare. Allora, voi sapete che i pennelli non sono mai abbastanza, che comunque diciamo servono sempre e io ho preso questi pennelli da sfumatura perché mi servivano. I pennelli non sono mai abbastanza per il semplice fatto che noi comunque li utilizziamo, ma soprattutto li laviamo, quindi poi con il tempo e con i lavaggi, poi vi faccio vedere qualcuno mio vecchio, non solo si scoloriscono, ma la fibra comunque tende a mutare, quindi poi a non essere più efficace come prima, e quindi ho scelto questi. Vi tolgo anche dalla carta così ve li faccio vedere. Uno e due. L'altro già a lavare perché già l'ho utilizzato per questo make-up di oggi, quindi eccoli qua. Sono tutti belli sfumini, morbidi. Tutti belli con setole morbide. Perfette per essere utilizzati, quindi per sfumare gli ombretti. Poi cos'altro ho preso? Un altro set di pennelli perché ne avevo bisogno. Sono questi. Allora, sono 5 pennelli da viso. Ve li mostro così. Ecco qua. E 5 pennelli poi da ombretto o anche da contouring poi alla fine, perché comunque chi per esempio come me ci fa un po' di contouring al naso, io me lo faccio per rendermelo un po' più diritto. Utilizzo sempre i pennellini piccoli, quindi mai quelli grandi. Ecco, questi piccolini sono così, c'è quello da sfumatura angolato, quello normale, quello un po' più piatto, quello a punta, quindi a penna, e poi c'è il classico sfumino. Questo è perfetto pure per fare un po' di contouring e potersi sfumare bene l'ombretto scuro, la terra scura. Poi ci sono questi per il viso. Allora, ci sono quelli per esempio piatti come questo, che è ottimo per esempio come kabuki, oppure se bagnato per il fondotinta compatto, oppure quello là fluido. Poi c'è questo qua angolato che invece è perfetto per il blush qui, e soprattutto quando voi fate il contouring potete utilizzare questo, perché comunque l'angolatura vi dà la possibilità di arrivare di sbieco, di sguincio, come direbbe qualcuno, negli angoli, così perfetto, piuttosto che magari un pennello normale. Poi c'è questo che è anche angolato, però un po' meno angolato, un po' più morbido, magari per le gote o per gli angolini qua. E poi ci sono questi due. Allora, questo è quello un po' più tondo, questo è perfetto anche per il fondotinta minerale.
poi c'è questo qua, appunta. Questo appunta è perfetto, diciamo, come anche per togliere magari l'eccesso oppure mettere l'illuminante in questa parte qua, perché comunque un po' più come se fosse una penna un po' più grande, e quindi diciamo perfetto per le piccole zone, quindi dove dover ovviamente agire con un pennello un po' più stretto, quindi non tanto largo. Il tutto arriva ovviamente in una busta così, con la chiusura ermetica, il che non guasta perché comunque serve sempre un posto dove tenere i pennelli, tenerli in ordine, perché molte volte capita che si tengano i pennelli comunque sparsi e poi alla fine si rovinano, oppure peggio ancora prendono forme che non dovrebbero prendere. Infatti questo è il brutto dei pennelli, che comunque a lungo andare, se magari noi li posizioniamo male, tendono comunque a prendere una forma che poi ce li finisce per rovinare. Ultimo prodottino è questa. Allora, l'Urban Decay, il Nanaked 3. Allora, io vi premesso che questa non è quella originale. Quando io ho visitato il sito e ho visto queste cose, io mi sono lasciata prendere non tanto dalla scritta, ma dagli ombretti. Perché quando voi guardate nel sito, non vedete scritto tipo Urban Decay, ma vedete gli ombretti, che sarebbero questi. Quando io ho visto questi ombretti, ho detto no, non me li devo far scappare. Per il semplice fatto che sono, diciamo, quelle colorazioni che comunque tutti noi usiamo tutti i giorni. Quindi il marrone, più scimmero, più matte che siano, comunque sono quei colori naturali che tutte noi, magari anche col dito, prendiamo, passiamo e siamo già truccate. Quindi io ho guardato e ho detto, ma questa palettina mi piace molto. La faccio rivedere. Eccola qua. E poi quando è arrivata a casa l'ho guardata e ho detto, oddio, c'è scritto la Naked 3. Ovviamente non è originale, ovviamente c'è scritto Made in China. C'è scritto qua. Si legge Made in China, quindi non è quella originale, anche perché per quello che costa lì non penso che sia proprio quella. Però devo dire la verità, io l'ho provata. A parte che vi arriva pure questo pennello fighissimo, quindi con quel sfumino e con quello più piatto. Io l'ho provata. I colori sono buoni, sono ottimi. Scrivono, comunque hanno una buona scrivenza, comunque hanno una buona resistenza, tra virgolette, e comunque diciamo sono buoni. Alla fine sono comunque buoni, ovvio, non sono gli originali, però. Perché comunque denigrare qualcosa che in realtà poi comunque è buono? Quindi sinceramente non mi sono mai fatta grandi problemi, quindi. E ovviamente il fatto di non essere originale si vede anche dal fatto, ecco, dalle piccole rifiniture, comunque dalle piccole, ecco, dai piccoli dettagli di plastica un po' più scadente. Però, a dire il vero, i prodotti sono buoni. Allora, ragazze, io ovviamente in box vi lascio il link dei pennelli, della maglietta e della mia super palette. Vi invito comunque a visitare il sito della CN Direct, e ovviamente vi invito a visitare comunque la mia pagina Facebook, a seguirmi comunque sul blog, qui su YouTube. Vi mando un bacio. Perché comunque mi seguite sempre in tanti, io sono sempre tanto tanto contenta. Saluto, anzi ringrazio l'azienda che comunque mi ha dato la possibilità di poter collaborare con loro. Saluto voi, vi mando nuovamente un bacio e niente, alla prossima recensione. Ciao ciao!